Signori e signori, questo è un video speciale perché in questo video, ragazzi, farò gli auguri al mio carissimo amico Dancio, ragazzi. Dancio, buon compleanno, ti saluto in questo video, anche se oggi ci incontriamo, ragazzi, perché oggi andremo con il nostro carissimo Dancio e in compagnia del signor Matteo Knight. Buongiorno. Buongiorno. Al cinema a vederci un filmino di cui non sappiamo ancora... Matteo, come si... Non sappiamo ancora che quale sia. Sì, esatto. Sì, e niente, quindi... Let's go al video. Ah, prima che comincia questo video vorrei informarvi di una cosa, ragazzi, che questo video è stato registrato ieri, che era il compleanno di Dancio, e quindi non ho potuto pubblicarlo in tempo ieri, quindi l'ho pubblicato oggi, ragazzi, quindi fate come se questo video fosse di ieri. E ciao a tutti, ragazzi, sono Yablo e benvenuti in un nuovo video, in questo nuovo episodio di vlog, perché questo dovrebbe essere un vlog, giusto? Sì, e eccoci qua. Allora, qui sono in compagnia del signor Matteo Knight, munito di maschera, perché, esatto, perché è un figo. Esatto. Poi anche il suo avatar da youtuber, cioè hai presente l'icona del tuo canale, sì, no? Esatto. Ecco, in quel senso. Allora, qui abbiamo i fighissimi regali per Dancio, come potete vedere. E qui anche un bellissimo Maurizio, signori, se conoscete le caratteristiche del nostro Dancio, perché lui è un grande fan di Spider-Man, quindi non potevo che portarvi questa cosa, anche se qui in tasca c'è anche Shaggy e Scooby-Doo. Sì, e c'è un cimice sulla finestra. No, è dentro la macchina. Cavolo, abbiamo un invasore. Bene, ospite speciale della nostra giornata. Oddio, quello qui. Ah, ok, come posso vedere non si voleva riprendere. È un po'... come si può dire? È un po' timido. Vabbè, e perciò, come sempre, lasciate un mega like, iscrivetevi al canale, perciò like, subscribe, niente, soprattutto buon compleanno al nostro carissimo Dancio. Allora, oggi avevo intenzione di fare, a parte questo vlog, anche una sfida speciale, ragazzi. La sfida delle patatine iper piccanti, ragazzi. Marca Pringles Flame Spicy BBQ Flavor, ragazzi. Quindi sia piccanti che salsa barbecue, giusto? Esatto. Ok. E ragazzi, questa sarà una challenge in cui ognuno di noi, cioè io e Matteo, dovremo mangiare di queste patatine, ma senza mai bere, solo alla fine della challenge. E qui so cazzi amari. Sì, parecchio, perché queste patatine sono l'inferno. Cioè, anche l'odore mi brucia le narici, ragazzi, porca miseria. E perciò niente, lascio il primo assaggio al signor Matteo. Ok. Buona fortuna. Tanto reggi qua. Oh, la maschera. Vai. Buone? Buone. Ok, reggi il pacchetto, perché qui traballiamo un pochino in macchina. E oh mio Dio, ragazzi, allora, prima dell'assaggio voglio farvi vedere le caratteristiche di queste patatine, perché prima dell'assaggio c'è naturalmente la visione del contenuto, no? Ah, giusto? Sì, e tra l'altro specifichiamo che non Pringles non ci hanno pagato. Sì, questo non è uno sponsor, ragazzi. Ah, e se queste patatine vi paiono familiari è perché le abbiamo già sponsorizzate nel terzo episodio di South Park. Sì, esatto. E comunque sì, questo non è uno sponsor. Comunque, allora, come potete vedere, queste patatine sono leggermente arancioni e parecchio, parecchio, parecchio fighe di colorazione, ragazzi. Sembra una foglia cioè autunnale, no? Perché è presente come sono le foglie degli alberi. Sì. Allora, let's go con l'assaggio di questa prima patatina. Dammi fortuna. No. La fortuna la lascio. Sì, certo, diciamo. Yab. Allora, buone? Sì. Sento il sapore del piccante, anche quello del barbecue. Porca miseria. Mi sta già bruciando un po' la bocca. Ok, prossima patatina, signor Matteo. Okay. Favorisco, intanto qui non ci vedo un cacchio con la maschera. Potrei togliermela, però la gente potrebbe alla fine vedermi il volto. Lo so, anche io già avevo questi problemi agli albori del mio canale nel lontano 2019. E poi pensate un po', il 14 novembre è l'anniversario della creazione del mio canale, e il 1 dicembre invece è l'anniversario del giorno in cui ho fatto il mio primo video, quello su Grande 2. Ok, hai fatto? Sì, sì. Senti in bocca qualche cosa, qualche saporino? Sì, mi sento la bocca a morire. Allora, secondo assaggio, patatina, sei molto appetitosa e anche...
Madonna santa, sento la mia bocca che si sta incendiando. Non male. E come direbbero le Fonzies, se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. E no, non è uno spoiler, ragazzi, ve lo dico subito. Questi che sto facendo in questo momento non sono uno spoiler, perché non ci pagano, non ci stanno pagando per mangiare, Cioè non è uno spoiler, è uno sponsor, intendo. Giusto. Perché poi se veramente gli sponsorizzassero per mangiare questa roba, allora chiaramente saremmo dei masochisti. Esatto. Perché mangiare questa roba equivale a spararsi sul culo. Ma te che cavolo? Vabbè, diciamo così, sì. Allora, prendo una manca. Ok, andiamo via. Let's go. Madonna. È già la terza. Mi sento la gola. Come ti sente la gola? Un termine adatto per descrivere la tua gola. L'inferno. Signore e signori, quale girone di preciso specifichi? È uno dei tanti. Quanti ce ne sono in tutto? Non ricordo, sicuro. Non mi ricordo la Divina Commedia per ora. Ok, prendiamone un'altra, ragazzi, perché questa sfida si sta facendo parecchio piccantina. Madonna santa, mi prude il naso, chi ha paure? Ok. Vai. Ci arrivo, ecco qua. Comunque, sei bloccato? Ecco. Comunque già in molti su internet, da come puoi sapere, hanno già fatto challenge di con le patatine, giusto? Mm-hmm. Certo, tanti youtuber con queste patatine piccanti. E sai che esiste anche una marca di patatine che dicono che siano le patatine più piccanti al mondo? Ne ho sentito parlare. Sì, speziate con niente di meno che il Carolina Reaper, il peperoncino più piccante al mondo, ragazzi. Madonna santa, allora la mia lingua sta bruciando e non stiamo bevendo, ragazzi, perché poi l'acqua, questa, come ho detto nell'intro, in questa sfida sarà proibita, giusto? Esattamente. Ok, prendi un'altra. Allora, ne mancano, vediamo un attimo quante ne mancano. Porca miseria, c'è una montagna. Esatto. Occhio. Comunque, da come ho capito, vedi il fondo? Sul fondo ci sono le briciole. Sono lì al fondo, che cosa ci sarà mai? Non lo so. Un concentrato di piccantezza incredibile. Esatto. Perché sai com'è fatto? Queste patatine sono come l'inferno. Sopra ci sono i gironi, quelli un po' più, come per dire, soft. Invece man mano che si scende C'è sempre un girone più qua, avete capito, insomma. Quello peggiore, infernale, esatto. No, non tanta. Ho tanta voglia di acqua, ma non lo farò. No, nemmeno io. Sei più forte del tuo stesso spirito, ragazzi. Dai, che si punta ai 400 forte. Iscritti su YouTube. Vai, vai Matteo, let's go. Ok, faccio io. Ok, ragazzi, allora. A quante patatine stiamo? Non ho contato. Allora, tipo 7. Bene, ok. Tocca a me. Questa è la tua ottava, giusto? Penso di sì. Oddio, mi fa male la gola. Mi sto morendo di caldo con sti vestiti. Potrei togliermeli, però. Proveresti a mangiarne due alla volta? Sfida accettata. Oddio, è caduto il pacchetto. La scatola, scusa. Ok, aspetta che mangio questa mia. Prendine due anche per me. Ne sono tre, ne presente. Sono tre. Ok, ragazzi, challenge delle tre. Vai anche tu con tre. Con tre. Quante ne rimangono di preciso? Parecchie. Ok, allora 1, 2, 3. Here we go. Com'è? Sento la mia lingua. È tutto un prurito. Oh, quello è il naso. Anche me. Resistiamo. Oddio santo. Ok, prossima. Mannaggia. Resisteremo fino alla fine. Oddio santo. Hai finito quel video? No. Signori. Ah. Qui. Stiamo giocando il destino del mondo. Vai, vai, vado. Respira un po' di aria fresca. Oddio santo. Ossigeno.
Il livello di piccantezza è un qualcosa di irresistibile. Acqua! No! Allora resistere! Devo soffiare un attimo il naso. Ok, vai pure. Senza bere e senza prendere acqua. Anche se sono la stessa cosa. Ma stiamo tipo alla decima porzione, o non lo so quale. Io sto già venendo dal canto, non dal coso. Dai, soldato, dai, resisti, soldato. Resisti. Va bene. La bocca non mi fanno neanche così tanto male, ho visto di peggio. Tipo? Non lo so, ho provato. Io ho provato la salsa tabasco, non mi ha fatto alcun effetto. Oddio, le mie labbra stanno diventando leggermente rosse. Mi sa che le troveremo gonfie, ragazzi, come palloncini. Attraendo mia che non le vedete. Ok, mi domando chi è il demonio che ha fatto queste cose. Io ho tre, ne ho tre di tre. Dai, con le tre challenge. Ragazzi, rullo di amburi. Come? Cosa senti? Le tue papille gustative stanno bruciando? Oh, signori. Stiamo resistendo a chi ne mangia di più, ragazzi. Top. Anche. Ah, se riusciamo a finirle. Vivi, però. Eppure ragazzi, piccola chicca mia, io mangio molto piccante. Pizza alla diavola, pasta con il piccante sopra. Oddio. Ragazzi, è incredibile, queste patatine come fanno ad essere così piccanti? Ragazzuoli, l'atmosfera si fa sempre più, come si può dire, Matteo? Piccante. Anzi, infernale. Calda. Piccante è un termine leggermente sospetto. Capirai. Very hot, tipo. Very hot. Prendine hot un'altra cosa. Anzi, flame spicy. Anzi, flame. Si parla di flame. Reaction. Ma dai, vabbè. Cavolo, questi sponsor ogni 5 secondi. Vabbè, mi piace citare gli altri youtuber. Cioè, prima lo sponsor della Pringles, poi lo sponsor della Fonzis, adesso lo sponsor per Flame, che è però un grandissimo youtuber, quindi lo saluto. Ciao Flame. Ciao Flame, non so se vedrai questo video, quindi non credo che... Però comunque ho visto un casino dei tuoi video di GTA 5, sono un grande fan, modestamente, su quelli delle mod, mi sono sbragato da... No, in realtà parlavo di Flame, Mr. Flame. Ah, Mr. Flame, vabbè. Vabbè, 1, 2, 3, in bocca. Oddio. Mi sembra di essere tornato ai tempi dell'estate. Ormai non è stato più niente. A me non fa più freddo. Oh, cavolo. È vero, perché dopo un po' ti abitui. Prova un'altra. Vediamo un po'. Ma assaporala bene, perché ci sono dei lati molto piccanti, come vedete questa qua. C'è un po' di roba, c'avete tutte spezie, tutto quanto. Quindi vediamo. Oddio, ma io so anche io. I piccanti sono messi in spazio, che sono? Vabbè, prendiamone altre, ragazzi, let's go. Questa challenge la dobbiamo completare, diventeremo degli idoli. Degli anche degli obesi un po'. Ma no, non siamo americani che vanno al McDonald's. Comunque domanda. Odio adesso la sento. Comunque domanda, vanno sempre McDonald's americani? O è solo uno stereotipo? Non lo so. No, lo so, vabbè. Oddio. Ah, oddio. Due alla volta, anche per te. Mozziamole, okay. E vediamo cosa esce. Let's go. Anzi, io direttamente tutte. Non vorrei dire parole brutte, però le infilo tutte. Me le infilo tutte e due in bocca. Ok, si è tutta la cretinata. Ok. Non so mai che c'era messo per dopo. No. Forse anche poi Damiano potrà provare queste belle patatine. Forse il signor Dancio, chi lo sa, se le potrà provare. Chi lo sa. Va bene, prossima. Ok, ce ne mancano poche. Guarda, dai. Dai tu. Aspetta, non ci arrivo. C'ho la mani troppo grande, sono diventato tipo Gianni Morandi, che c'ho le mani gigante. Non manca molto, non manca. Quattro patatine alla volta. No, vabbè, raga, voi adesso pensate, ma che cos'è? Ma dai, non saranno così piccanti.
ascolti, voi non sapete il vero potere delle patatine e della Pringles. Di cui poi è cambiato l'omino. Guarda che vergogna. Cioè, l'omino di prima era molto più figo, eh. Aveva anche i capelli. Come i capelli? Sì, oh mio Dio, non l'ho mai notato. Pensavo fossero... vabbè, i bafficello, però. Cavolo. Adesso è pelato, no? Dai, sai, dava. Signori, triste notizia. Matteo si è reso. Mi sono reso. Cioè, c'è una pompa, anche a me brucia, guarda, ma sto resistendo più del solito. Sono un vero cavaliere del piccante. Io sono un cavaliere basso. Non sai quanta roba ho mangiato io. Quanta? Salame piccante, pizza alla diavola, salsicce piccanti. Salsa piccante di tutto. E non mi sono mai arreso. Ho cercato sempre spezie più piccanti, sapori più forti. Vedrai che comincerò fra poco a sputare fuoco. Quindi metterei tipo pausa. Yeah, poi. Evviva! Ma Super Mario avrà filo da torcere. Quindi non mi resta altro che mangiarle tutte io. Challenge finale. Oh mio Dio. Non ci arrivo. Controlla la quantità. Tira, tira, tira. Ok, grazie. E non so. Questo mangiasse tutto insieme? No. No, no, no. Non facciamo robe pericolose. Senti, al bagno spaccherò le pietre. Cosa? Cioè, quando andrò al bagno tutto. Non lo so immaginare quando andrò al bagno. Oddio. Oddio. Mi dispiace per il mio povero fedele, allora. Mi sa che sparerò perché è uscito dal culo. Diventerò peggio del pyro di Team Fortress. Comunque ragazzi, ben presto nuovi video di Team Fortress. Bene, ci sarò anch'io nei prossimi video. Serio? Però va. Ok, infine il pacchetto per cui sta arrivando oltre i limiti del piccante. Lo sento. È potente. Incredibile. Saporito, è buono, ma allo stesso tempo infernale. Tira, 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 che c'è, ho trovato un pezzettino mignon. Wow. Mio Dio, non riesco manco a contarle. Oddio, se fosse per me le mangerei tutte in un solo colpo, ma il mio palato non reggerebbe. Confronto. Si vede che sono masochista, vero? Si sentono un po' di rumori esterni perché stiamo viaggiando verso l'autostrada. Vabbè. Non so se presente le battaglie boss di Dark Souls. Sì, sì. Ecco, questo è l'equivalente. Ah, cioè, guarda. Questa è la sfida finale. Oh mio Dio, ci vogliono condannare perché l'inferno è un buco infinito da cui non puoi uscire. Perché come disse Dante, lasciate ogni speranza. Tra voi che entrate. E parlando di inferno, hai mai giocato a Dante's Inferno? Inferno? No. Però lo conosci il gioco? Conosco, lo conosco. E Dante di Devil May Cry? Sì, lo conosco. Figo. Quel che poi hanno rovinato strutturalmente. Un rovinato quello. No, no, non avevano aggettivi per dire da minchia. Cioè, non aggettivi per dire. Oh, meno male che dopo la sfida però bere dell'acqua. Perché dovrò berla. Dovrai, ma non puoi morire. Ragazzi, guardate, Matteo mostra l'interno. Ne mancano poche. Sfida finale. Io ho il potere. Riferimenti ai meme sono puramente casuali, grazie. Esatto. Mi vola al naso. Il pacchetto. Grazie.
grazie. Ho resistito, ragazzi, mi sento al limite. A te, augurami buona fortuna. Pam 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 pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Mi mancano 5. Oh mio Dio, non posso arrendermi. E il 3-4 non ti la sera. Ti sfido, ma non ti mette qualcuno. Questo è per te, Dancio, e per tutti voi, e gli iscritti. Lo faccio per voi, ragazzi. Bello. Una. Anzi, le conto per quante ne rimangono. Quindi ne rimangono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne rimangono 6, hai contato male perché alcune erano sovrapposte. Ah, ok. Mi sembra che questa sesta. Sì. Io. Beh, 5. 5. Qua. 3, dai. Ecco, sono caduto un pezzetto. 2. Ah. Oh mio Dio. Non ce la faccio. Dai. Arrivo. No, non devi fermare. Cascando nel piso. Va meglio. Uno, dai, che ti tocca l'ultima. L'ultima, dai. Ah. E ce la fa. Yeah. Stanno in come. Oh! Aha! Sono le piccole, oh mio Dio! Senti, blocca, si piace la sfida. Ah. Ragazzi, io e Matteo ufficialmente ho superato la sfida, tu per metà, io per intero. Vuoi un po' d'acqua? Ne è poca però, nel mio zaino ce ne sarebbe tanto però. Per il momento fatti passare quello che c'è. Dai, qui. Addio per sempre, patatine. Aveva un sapore strano quest'acqua. Sai che c'è qui, qui dalla pure. Lascia perdere. E niente ragazzi, abbiamo completato la challenge delle super patatine. Oh mio Dio, mi sento morire. No, si è bloccato. La challenge è finita. Cioè abbiamo fatto, oh mio Dio, mi sento con la rinascita. Non è mai incredibile, non so quando arriveremo al cinema. Perché qui dentro, sai cosa c'è? C'è un qualcosa di incredibile, di completamente diverso da quello che hai assicurato tu. Perché io le ho finite. Quante patatine conteneva questo pacchetto di preciso? Non lo so. Ma so solo che ora sono un vero buster piccantino. E quindi grazie navigatore. E intanto il navigatore parla. E si conclude qua questa sfida. Che dici? Concludiamo qua il video o lo continuiamo al cinema? No, continuiamo qua. Sì, perché Dancio, peccato che non ha maschera, perché giusto, anche lui la indossa, vero? Vero. Di Spider-Man. E quindi ragazzi, con il mio ultimo respiro incredibilmente piccante, si conclude qua questa sfida. Spero che vi sia piaciuto. Io vi auguro una buona giornata. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un like, soprattutto per il compleanno di Dancio. Questa sfida l'abbiamo fatta per te. Best persone ever. Onore a lui. Onore al signor Dancio. E quindi ci vediamo al prossimo video del Diablo e Matteo Knight. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Per altri video come questo, e però queste patatine mai più. Ho capito. Anzi, potremmo riprovarlo. No. No. Proprio niente.